Buonasera, buonasera a tutti. Allora, siamo tutti, credo, forse manca Doriana Ricci. E allora, io porgo il mio saluto a tutti coloro che sono connessi ora e che si connetteranno e che si connetteranno nelle prossime ore, nei prossimi giorni. E vi ringrazio per essere con noi. Il tema scelto per l'edizione odierna di Archivissima, La notte degli archivi, è generazioni. E in termini archivistici, cosa salvare di ciò che le generazioni prima di noi hanno prodotto? Come stabilire una connessione e soprattutto come generare nuova vita da ciò che si è deciso di conservare? Tra l'altro, proprio la definizione di generazioni è ricchissima e include un mondo di sfumature, fino ad inglobare l'idea di qualcosa che viene alla luce, lasciando un segno e perpetuandosi. L'Archivio di Stato di Firenze e la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per la Toscana, in collaborazione con l'Archivio per la Memoria e la Scrittura delle Donne, Alessandra Contini Bonacossi, partecipano a questa edizione di Archivissima annunciando l'imminente archivio a Firenze presso l'Archivio di Stato dell'archivio personale dell'intellettuale, giornalista e scrittrice Rossana Rossanda, nata a Pola, l'attuale Croazia, nel 1924 e morta a Roma nel settembre scorso. La Rossanda, infatti, ha disposto per lascito testamentario che il suo archivio fosse destinato all'Archivio di Stato di Firenze e le operazioni propedeutiche, di cui parleremo, fosse destinato appunto all'Archivio di Stato di Firenze. E le operazioni propedeutiche, appunto, adesso sono state completate, sono state curate dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana, sono state completate e quindi appunto si può prevedere la consegna dell'archivio all'Archivio di Stato entro la fine della prossima settimana. Ora, perché scegliere di parlare dell'archivio della Rossanda oggi in occasione di Archivissima? Sicuramente la coincidenza cronologica, il fatto del trasferimento in questi giorni, può avere avuto il suo peso, ma la scelta è stata prevalentemente determinata dalla natura stessa della figura di Rossana Rossanda. Salvatore Cannavò, in una pagina scritta in occasione della sua morte, ha scritto che per tante generazioni è stata una buona maestra. Una da cui imparare sempre, anche quando non si andava d'accordo con lei, perché è evidente che ha sempre difeso le sue idee con serietà, con compostezza, intelligenza e sguardo lungo. E ancora, in un ricordo della Casa Internazionale delle Donne, pubblicato sul manifesto per la stessa occasione della sua morte, si legge: la Rossanda lascia in eredità una vita tenacemente appassionata e combattiva, vissuta con un'energia tanto elegante quanto inquieta e intensa. Il suo marxismo critico ha formato generazioni di intellettuali e militanti. Lei stessa era in qualche maniera consapevole di questo ruolo che le era stato cucito addosso suo malgrado. E nel suo libro di memorie, La ragazza del secolo scorso, apparso sul finire del 2005, scrive: ogni tanto qualcuno mi ferma con gentilezza e dice: lei è stato un mito. Ma chi vuole essere un mito? Risponde lei: non io. I miti sono una proiezione altrui. Io non c'entro. Mi imbarazza. Non sono onorevolmente inchiodata in una lapide, fuori dal mondo e dal tempo. Resto alle prese con tutte e due, ma la domanda mi interpella. Ecco, il suo essere alle prese con il mondo e il tempo, lasciando un segno per tornare al tema odierno delle generazioni, rende interessante, a nostro avviso, parlare oggi del suo archivio,
testimone della sua eredità di pensiero, di valori, la sua militanza per le generazioni di oggi e di domani. Daranno il loro contributo alla conversazione di oggi diverse persone, diversi specialisti, e ognuno arricchirà dal suo specifico punto di vista le nostre conoscenze su questo fondo, ancora assolutamente non ordinato né studiato. Alcuni l'hanno conosciuta personalmente, come la germanista Maria Fancelli, professoressa emerita dell'Università di Firenze. Ha insegnato letteratura tedesca nella Università di Trieste e di Firenze, e i suoi principali campi di interesse sono stati l'età classico-romantica e la letteratura del primo Novecento. E l'incontro e l'amicizia con Rossano Rossanda è avvenuto proprio nel quadro dei comuni interessi per la storia della cultura e della letteratura tedesca. È un'amicizia questa che ha fatto da tramite perché la Rossanda entrasse in contatto diretto con il mondo fiorentino dell'archivio per la memoria e la scrittura delle donne e con la sua attivissima presidente Rosalia Manno. L'archivista di Stato dal 1966 ha diretto gli archivi di Stato di Pistoia, la sovrintendenza archivistica per la Toscana e dal 1993 al 2008 l'archivio di Stato di Firenze. Si è dedicata allo studio e alla valorizzazione delle fonti archivistiche, alla pratica e alla promozione degli studi storici. Nel 1998 è stata tra le fondatrici dell'Associazione Archivio per la Memoria e la Scrittura delle Donne, che tanta parte ha in questo avvicinamento di Rossano Rossanda verso il mondo della memoria. Un'altra figura importante che si collegherà, credo, durante questa nostra conversazione è Doriana Ricci, ex redattrice del Manifesto Quotidiano Comunista fino al 2014, che è stata collaboratrice personale di Rossano Rossanda dal 1989. Un lungo sodalizio, una comunanza di esperienze lavorative e non soltanto, di cui speriamo che stasera ci possa dare qualche testimonianza. E ancora prenderanno la parola Sveva Pacifico e Andrea Tanturli. Sveva Pacifico, dapprima archivista freelance e referente giuridico per diverse case editrici, è la funzionaria della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana che ha esaminato i 6 metri circa di archivio della Rossanda conservato presso l'abitazione privata di Doriana Ricci e che poi lo ha predisposto per il suo trasferimento a Firenze. E poi Andrea Tanturli. Tanturli, da canto suo, anche lui funzionario archivista, ma che lavora presso l'Archivio di Stato di Firenze, per i suoi studi si è prevalentemente occupato di movimenti sociali e violenza politica nell'Italia degli anni 70 e per questo ha studiato altre carte della Rossanda, ossia quella parte del suo archivio che è conservato a Milano presso la Fondazione Feltrinelli. Un corpus importante, si tratta di 98 fascicoli riuniti in 31 buste e 6 raccoglitori di corrispondenza. Quindi in questa nostra chiacchierata, la prima conversazione che faremo sul tema dell'archivio di Rossano Rossanda nell'archivio di Stato di Firenze, vogliamo trattare alcuni temi. Le ragioni della decisione della Rossanda di lasciare all'archivio di Stato di Firenze le sue carte, il rapporto che aveva Rossanda con i luoghi della sua formazione, le caratteristiche e i contenuti del suo archivio, così come possono emergere da un primo esame ed elenco di consistenza, l'interesse delle sue carte per gli studiosi della storia italiana della seconda metà del Novecento e il rapporto in generale di Rossanda con le sue carte. Sono molti temi, dunque, e complessi, come sicuramente complessa e poliedrica è la figura della Rossanda. Per entrare in argomento vorrei ricordare alcune parole della stessa Rossanda per capire cosa pensasse in merito ai concetti di memoria, possesso e conservazione.
Da questo punto di vista è molto significativo leggere nella Ragazza del secolo scorso, che vi ricordo è uscito sul finire del 2005, alcune frasi. A proposito della memoria, non l'ho coltivata, ne conosco l'indulgenza e le trappole. E in altri passi circa la conservazione, ai tempi degli anni universitari, non ho conservato né il libretto né la tesi, né niente. Correvo. Ho corso sempre, fino a pochi mesi fa. Fine 2005, dice. Scrive questo sostanzialmente. E ancora, sul possesso, presupposto volendo della conservazione, dal punto di vista suo e della sua famiglia di intellettuali, dei soldi non ci importava niente. E neanche dell'avere e non avere. Non so quante case ho cambiato, di corsa, senz'altro che provare fastidio, quante città e luoghi mai davvero miei. Di mio ben poco, molto è scordato, ho smarrito. Eppure, a un certo punto, forse nello stesso 2006, la Rossanda cambia idea. E matura l'intenzione di lasciare le sue carte a un luogo della memoria per antonomasia, ad un archivio di Stato e in particolare all'Archivio di Stato di Firenze. Come succede e perché? Lascerei a questo punto la parola a Rosalia Manno, che ci parlerà del suo incontro con la Rossanda nel 2006 e di quanto evidentemente sia stato decisivo nel farle intravedere la opportunità di salvare dal potenziale oblio le sue carte destinandole all'archivio fiorentino. Prego Rosalia. Grazie Sabina. L'arrivo dell'archivio di Rossana Rossanda all'archivio di Stato di Firenze è davvero una bella notizia. E ha fatto molto bene la direttrice dell'istituto, Sabina Magrini, a pensare di annunciarlo in anteprima in occasione della Notte degli Archivi. Un'iniziativa a cui l'Associazione Archivio per la Memoria e la Scrittura delle Donne ha aderito con entusiasmo. Sono quindi molto lieta di portare il saluto dell'Associazione, che 15 anni fa, come appunto accennava Sabina, ebbe il piacere con l'allora presidente Alessandra Contini di incontrare nella direzione dell'Archivio di Stato proprio Rossana Rossanda, accompagnata dalla socia Maria Fancelli, docente di germanistica nell'Università di Firenze, a lei legata da grande amicizia. Quell'incontro non avvenne per caso, ma nacque dall'interesse che aveva destato nella nota scrittrice e giornalista l'attenzione che l'archivio di Stato della città a lei molto cara, Firenze, che come è noto conserva un patrimonio documentario ricchissimo, manifestava nei confronti della memoria e della scrittura delle donne, soggetti che sappiamo trascurati anche nella tradizione storica e archivistica. Non a caso l'associazione nata nel 1998 dall'incontro di studiose dell'Archivio di Stato e dell'Università di Firenze iniziò la propria attività interdisciplinare promuovendo da un lato l'acquisizione da parte dell'Archivio di Stato delle carte di una poetessa, Rina Sara Virgillito, e dall'altro il censimento delle scritture femminili presenti in archivi pubblici e privati della Toscana, ma meglio sarebbe dire nascoste in questi archivi, in quanto non erano descritte negli inventari. Il censimento di quelle scritture è adesso consultabile online e sono stati pubblicati due volumi intitolati Carte di donne, a cura di Sandra Contini e Anna Scattigno, per presentare e discutere i risultati di quel censimento. La donazione del Fondo Virgillito
dette inizio alla raccolta di archivi di donne che avessero avuto un ruolo rilevante nella cultura contemporanea, le cui carte rischiavano la dispersione per la scarsa importanza da loro stesse attribuita alle proprie carte e per la tradizionale trascuratezza nei confronti di quegli archivi. Adesso i fondi raccolti presso l'Archivio di Stato sono una ventina e derivano da scrittrici come Luisa Adorno, Letizia Fortini, Donatella Contini, Grazia Libri, artiste come Flora Wickman, Donatella Mei, Fiamma Vigo, per nominarne solo alcune. Il lascito testamentario dell'archivio di Rossanda, da lei disposto a favore dell'archivio di Stato fiorentino, vi giunge adesso ad arricchire le cospicue fonti per la storia contemporanea. Si tratta di un passo importante che, oltre ad assicurare la buona conservazione delle carte, offrirà un nuovo e prezioso terreno di indagine alla storiografia politica, culturale e di genere, soprattutto a partire dalla Seconda Guerra Mondiale. Ringrazio la direttrice Magrini di aver organizzato questo incontro e di aver coinvolto la nostra associazione. Ascolterò con grande interesse gli interventi che seguiranno. E sono certa che questo di oggi sarà il primo passo di un più lungo percorso di studio, di conoscenza e di valorizzazione di queste carte e naturalmente dell'importante e complessa realtà da cui sono scaturite, la vita appunto di Rossana Rossanda. Io credo che da parte mia sia sufficiente avere detto queste cose. Grazie Rosalia per aver inquadrato l'attività dell'archivio, il nesso, e adesso magari possiamo passare la parola a Maria Fancelli, perché io penso che molto derivi anche da questa amicizia, questo rapporto speciale che c'è stato tra Rossana Rossanda e Maria Fancelli. E quindi la scelta dell'archivio di Firenze sicuramente è legato alla coesistenza, alla collaborazione con questo archivio della memoria delle donne, ma anche in un rapporto speciale che la Rossanda ha avuto con la nostra città. Quindi è legata al suo amore per l'arte e per l'arte di Firenze. Quindi il suo legame con la città emerge da una interessantissima video intervista alla Rossanda che Maria Fancelli e Rita Svandrlich, ordinario di letteratura tedesca all'Università di Firenze, hanno curato nel marzo del 2006. Quindi, Maria, ci vuole parlare di cosa ha percepito del rapporto della Rossanda con la nostra città e alcuni dei principali luoghi della sua formazione? Molto, molto volentieri rispondo a questa domanda. Alcuni pensano che sia io appunto la principale responsabile del fatto che Rossanda ha destinato le sue carte a Firenze. Questo è vero in minima parte e proverò ora a spiegarlo cercando un po' di ricostruire come posso la storia della nostra amicizia, della mia amicizia con Rossana Rossanda, proprio in relazione all'archivio di Stato, una ricostruzione che faccio con la piena coscienza del limite del mio ambito, perché il nostro rapporto è stato prevalentemente in ambito letterario, mentre come ben stato detto siamo di fronte a una protagonista assoluta della cultura italiana del secondo Novecento e quindi chiedo alla direttrice, a Sabina Magrini, se posso parlare, quanto posso parlare, 5, 6 minuti, 10, non so, quello che mi è concesso.
Dunque io se cerco di ricostruire, ho cercato di ricostruire l'inizio dei nostri rapporti che sono iniziati praticamente verso la metà degli anni Ottanta. Ma è una cosa, se è incerta la data, però una cosa è sicura, che a farci incontrare è stato un grandissimo autore della letteratura tedesca, Heinrich von Kleist. E a fare il primo passo sono stata sicuramente io, perché ricordo di averla invitata a un seminario da me tenuto nella facoltà di lettere proprio sulla narrativa di Kleist nell'anno accademico 1984. L'avevo invitata dopo aver letto un suo articolo sul manifesto, di cui però poi non ho più avuto il testo. Ricordo che fu una lunga e memorabile seduta, e ricordo che in prima fila, nell'aula chiamata la sala parto dell'ospedale, dell'antico ospedale degli innocenti, in prima fila sedevano germanisti come Ferruccio Masini e Mazzino Montinaro, ma c'erano moltissimi studenti e molti amici e colleghi, tra cui Hermann Dovin e Marco Meli, che più tardi, in anni successivi, avrebbero lavorato con Rossanda e con me sui testi cristiani. Testi che io andavo curando per la mia collana di classici tedeschi all'interno della serie della letteratura universale Marsilio, voluta e diretta da Cesare De Michelis. Dunque, sono stati, devo dire, a seguito di questo memorabile seminario, è iniziato un rapporto di lavoro strettissimo, durato per molti anni, fino alla fine. Se ripenso a quegli anni e vedo in fila la sua traduzione della Marchesa di O del 1989, la sua traduzione dell'ultimo racconto di Thomas Mann, L'inganno, del 94. L'introduzione e la traduzione del più politico dei racconti di Kleist, Il principe di Homburg, del 97. Se vedo l'introduzione alla Pentesilea del 2008, possiamo vedere una costellazione amplissima, un quadro effettivamente di rapporti molto ampi. E vediamo quasi 20 anni di incontri, di discussioni, di scambi epistolari, di bozze che andavano e venivano a Firenze. Qui c'è una pagina della traduzione della Marchesa di O, manoscritta, molto interessante anche il modo con cui scriveva i suoi appunti, le sue proposte di traduzione. Anni, 20 anni di viaggi e di spostamenti. Era Rossana che amava venire a Firenze e soleva dire ogni volta che Roma-Firenze era un salto e che i fiorentini però quel salto non amavano farlo. In questi lavori Rossana si sentiva legittimata e protetta dai germanisti fiorentini, Dovin, Svandelli e Meli. Voglio sottolineare che non si tratta, di testi letterari qualsiasi, ecco, di testi letterari di evasione. Sono testi tutti legati agli interessi di Rossana, interessi di fondo, cioè il tema dell'obbedienza, il tema dell'irriducibilità della persona e il tema del femminile. Insomma, sono tutti temi che riguardano, si potrebbero in una locuzione breve definire la galassia Antigone. E veniamo a Firenze, dunque questi 20 anni di collaborazione su testi della letteratura tedesca, che la vedono protagonista come introduttrice e come traduttrice. Firenze. Allora, a Firenze, dicevo, veniva molto volentieri per tante ragioni. A Firenze i suoi legami erano numerosi e andavano in varie direzioni. Per prima cosa, certamente i suoi percorsi politici la portavano verso la sede fiorentina del Manifesto. Però a Firenze c'erano alcune importanti amicizie, ne citerò solo alcune,
in vari settori che lei, devo dire, tendeva a mantenere separati. C'era per esempio Alberto Magnaghi, architetto, c'era una anziana signora Luisa Boninsegna a Fiesole che lei visitava ogni volta, ma c'era, c'è per, ancora, per fortuna, Sandra Teroni, e questa l'amicizia, la sola amicizia fiorentina, direi, che Rossana mi ha permesso davvero di condividere. Ricordo, se posso, quando Rossana compì 70 anni e volle venire a Firenze e la festeggiamo insieme proprio in casa di Sandra. In un gelidissimo novembre del 96 organizzai un incontro tra Sandra Teroni e Rossana Rossanda a San Miniato proprio sul tema dell'esperienza di scrittura tra politica e letteratura. Veniamo, perché l'archivio di Stato? Veniamo all'altro punto, all'altra domanda, ma Sabina Magrini può interrompermi se parlo troppo a lungo. Posso continuare? Sì. Bene, allora. È una testimonianza preziosissima e davvero, davvero interessante. È una Rossanda che non si conosceva, direi, quindi assolutamente. Allora, veniamo al punto che magari più interessa. Perché Firenze? Perché l'archivio? Perché l'archivio di casa di Firenze? Allora, l'elemento che ha fatto pendere l'ago della bilancia verso la decisione di lasciare le sue carte all'archivio di Firenze è stata senza dubbio la mia appartenenza e la conoscenza che Rossana ha fatto dell'Associazione Archivio per la Memoria e la Scrittura delle Donne, nata appunto all'interno dell'Archivio di Stato, con l'azione determinante di Alessandra Contini Buonacossi, che appunto ha dato il nome alla nostra associazione, e lo spiritus rector della nostra direttrice allora, Rosalia Manico. Allora, Rossana ascoltava, proprio pensando al rapporto con le carte cui ha accennato prima Magrini, Rossana ascoltava sempre, voleva sapere sempre della nostra iniziativa. Era curiosa di conoscere il lavoro della nostra associazione per tante ragioni, ma io penso in particolare perché vedeva incrociarsi due passioni della sua vita, la storia e la letteratura. Perché vi vedeva la nostra accanita passione nel recupero, come ha descritto Rosalia Manno, nel recupero e nello studio di fondi femminili, allora pressoché inesistenti. Si sono proprio andati a cercare, studiati e si sono acquisiti importanti fondi, come è stato detto prima. Devo dire che solo poche volte è caduto fra noi il discorso del destino delle sue carte. Ma io ho sempre avuto un certo pudore a parlare e devo dire la verità, anzi evitavo di parlarne. Fra l'altro mi pare di ricordare, ma non sono sicura, che allora quelle carte, a quei tempi si parlava di una destinazione milanese. In ogni caso, nacque da quei viaggi, da quegli incontri, dall'interesse che Rossana aveva per la nostra associazione, l'idea di inserirla in un progetto strategico dell'università, quello delle iniziative, delle interviste a scrittrici, a grandi protagonisti della scena letteraria. Interviste che si realizzarono in collaborazione con il centro didattico televisivo dell'Università di Firenze, con sede a Careggi, allora diretto da Gabriele Staderini. Io conservo, come molte altre amiche, come Sandra Teroni, numerose lettere che testimoniano il farsi e il consolidarsi della nostra collaborazione e della nostra amicizia. Se posso aggiungere qualche cosa di privato e di personale, posso dire che ho avuto per Sandra un rapporto affettivo molto forte, ma che ho avuto sempre e conservo ancora un sentimento di devozione, di deferenza. Avevo e ho tuttora la percezione di una grande distanza e una deferenza che non mi permetteva di passare tanto facilmente dal piano del discorso letterario, per esempio, a quello, alla sua sfera massima, quella,
Olivi. Per fortuna, qui mi permetto di sorridere al ricordo, per fortuna Rossana amava parlare a lungo di letteratura, di storia, di politica, in un flusso unico. Amava condurre lei il discorso anche fino a tarda ora. E per fortuna anche mio marito Mario Casciagli, che la conosceva fin da quando, nell'83, insieme a Giorgio Bocca e Budget Bozzo, aveva presentato alla Casa di Cultura di Milano il libro di Rossana sulla Spagna. E per questo mi sosteneva e reggeva il ritmo incalzante dei ragionamenti, dei ricordi, delle riflessioni politiche, che alla fine erano sempre le riflessioni dominanti e affascinantissime. E, i ricordi, quali sono i ricordi più intensi del rapporto di Rossana con Firenze? Certamente il mio ricordo principale è sulle impalcature del restauro degli affreschi di Masaccio nella Cappella Brancaccia. Ricordo, eravamo insieme a Alberto Magnaghi, ricordo che ci guidava la restauratrice Ornella Casazza, che ci mostrava i particolari del restauro, tra cui ricordo la prima neve nella storia dell'arte sul Monte Morello, di affrescata nella parete frontale sopra l'altare. È su quelle impalcature che ho capito bene l'intensità di un'altra sua passione, cioè la passione per la storia dell'arte, che era una passione comune, ecco, devo dire, perlomeno uguale alla letteratura tedesca. Insieme abbiamo visitato molte chiese, mostre e musei. Anzi, mi permetto di dire che, a proposito, una delle chiese più visitate era quella, la Basilica di Santo Spirito, e devo dire che lì veniva fuori la Rossana rivoluzionaria, perché non amava l'altare al centro della chiesa e diceva che quell'altare dovrebbe essere rimosso perché la struttura di Brunelleschi era altra. Comunque, e la visita più suggestiva di tutti forse è stata Empoli, nella chiesa di San Michele Arcangelo, a Pontorme, la casa natale, vicino alla casa natale di Pontormo, dove confermò con parole che ricordo una per una le invenzioni scenografiche del Pontormo, ma non è adesso il caso di parlare di questo. Ho scoperto solo di recente che la sua passione per il tedesco, per la cultura tedesca, ma per la lingua tedesca e per la storia dell'arte, cioè le due passioni, era antica. E che nel 1945, è vero, ha ricordato la Magrini, che Rossana ha gettato via libretti, non ha conservato nulla, però nel 1945 Rossana aveva 20 anni, aveva tradotto gli aforismi sull'arte di Konrad Fiedler, uno dei teorici più importanti, di cui ha parlato anche Croce, ma insomma e tanti altri, un importante teorico Rossana traduce, evidentemente guidata dal suo maestro Antonio Banfi, perché il libro che uscirà, sarà ripubblicato tra poco, gli aforismi saranno ripubblicati in questa traduzione, questo evidentemente Banfi aveva scritto l'introduzione. Anno Domini 1945, ripeto, Rossana è nata, sappiamo, nel 24. Mi avvio a chiudere veramente, in chiusura. Per tornare al tema, perché l'archivio di Stato di Firenze, ho già parlato dell'associazione, ma per concludere dire la mia opinione al riguardo, sintetizzare la mia opinione al riguardo, la mia opinione bene è questa, che Rossana ha lasciato le sue carte all'archivio perché ha conosciuto direttamente l'istituzione, oltre ai racconti, eccetera, ne ha visto il buon governo, perché sapeva di poter contare a Firenze sulla competenza e sull'amicizia di varie persone.
perché aveva visto la sinergia che si era creata tra università, associazione e archivio di Stato. Il suo, insomma, a mio parere, è stato un atto di piena coscienza, un atto di consapevolezza della storicità della propria persona. Ecco, se a mio parere il cammino è stato questo. Ora comincia un'altra storia, cari amiche e amici dell'archivio, comincia la storia davvero affidata alle giovani generazioni, comincia una storia di riordino, di studio, di ricerca. Personalmente avrei un desiderio che si formasse a Firenze una Rossanda Arbeitsstelle, come dicono i tedeschi, un centro studi Rossanda, nella quale far confluire altre carte, altri pezzi della vita e dell'opera comunque straordinaria. Per quanto mi riguarda, metterò a disposizione dell'archivio e dell'associazione la corrispondenza e i materiali delle traduzioni e tutto, insomma, ciò di cui posso disporre, pienamente consapevoli che si tratta di una parte minima di un luminoso tutto che è stata Rossana Rossanda. Grazie, grazie moltissimo Maria. Adesso veramente, oltre all'onore dell'Archivio di Stato di avere ricevuto questo lascito, la gratitudine e anche un fortissimo senso di responsabilità nei confronti di questo materiale che a breve accoglieremo. La proposta della Arbeitsstelle è interessante e vedremo come potremo lavorare insieme per valorizzare questo materiale. E, allora, il nostro programma prevede a questo punto la possibilità di vedere alcuni momenti in cui proprio Rossana parla del suo rapporto con la città. E quindi condividerei lo schermo in maniera tale da poter far vedere questo video. È una video intervista, appunto, che è stata realizzata nel marzo del 2006. Visto e vediamo sempre come la tua formazione sia policentrica: Milano, Roma, Parigi, Venezia, Padova, le origini istriane. Fra l'altro sarebbe dovuto venire Rita Vandelis per farti domande istriane, ma anche questo magari lo rimandiamo. Nella tua formazione policentrica, ecco, Firenze, che è stato per Renato Serra il luogo essenziale di una geografia fisica e simbolica, forse ha un ruolo anche per te o no? Perché nei tuoi scritti non compare. Forse ha un posto, forse ha un posto non generico, visto che hai studiato i trattati d'arte del Cinquecento. È quello che dovevo fare nella vita. No, non del Cinquecento, del Quattrocento. Del Quattrocento. Io ero convinta che avevi fatto storia dell'arte. E siccome il mio professore era Marangoni, voleva farmi studiare un minore, per cui considerava che studiare i minori fosse un buon esercizio. Io ero presuntuosa come sempre, e quindi io con un minore non ne voglio sapere, e mi sono laureata in estetica con Banfi, che mi ha dato i trattati d'arte dal Medioevo Rinascimento, quando nasce la prospettiva. E lì si apre una storia stupenda, perché la nascita della prospettiva, i lavori che fece la biblioteca Warburg, Panofsky sulla prospettiva, sono cose molto diverse, sia dall'insegnamento, diciamo, classico dei Toesca, sia di quelle dell'insegnamento di Lionello Venturi o dei più recenti, insomma. Lì la storia dell'iconografia di Panofsky, che non è la storia del contenuto del quadro, ma del segreto che ci sta dietro. Allora, un altro. A 13 anni avrei voluto andare a Cesena e non so, a 21 avrei voluto andare alla biblioteca Warburg, ecco, non l'ho mai vista, è stata trasportata a Londra e bisogna, spero prima di morire, di andarla a vedere. Facciamo anche questa
Se vuoi sapere. Ma a Firenze? Il viaggio a Firenze? Firenze è, insieme alla Grecia, il punto di riferimento. Firenze e Venezia. Perché Venezia è il colore, Firenze è la forma per me. Tutto il resto poteva non esserci. Sai, se posso interromperti e ti chiedo scusa, che Mina Gregori, in un recentissimo intervento molto interessante, ha raccontato di ricerche recenti sulla camera ottica e sul modo con cui i pittori, e compreso Giorgioni, usavano la camera ottica. La sua Stanno studiando, tra i risultati è quello che la famosa luce veneziana, la luce della pittura veneziana, sarebbe legatissima alla produzione di vetri e di specchi che... Secondo me è una tesi molto affascinante. Sono i vetri, gli specchi e la laguna, che ha dei colori molto diversi dal mare. La laguna è molto più colorata di un mare. Un Certo. tramonto sulla laguna, un albero sulla laguna, vengono fuori i colori. Certamente. Poi c'è. Questa è la lezione di fuga, la laguna, ma quella meno nota, la produzione di La specchi, diceva produzione di Mina Gregori, è specchi. costosissima. Solo poche famiglie importanti potevano Potevano avere gli commissionare specchi, poi specchi i vetri veneziani che sono, non ci sono più, e lo adesso non li fanno specchio più per la perché camera ottica era hanno. importantissimo. Sì, la camera ottica è importantissima sia per i fiorentini, ma per i fiorentini come misurazione della profondità che poi, e poi Ecco, torniamo alla forma. invece quelle Firenze è la per la forma. cosa del colore mi sembra molto verosimile, ma non l'avevo sentita. No, infatti, no, stanno facendo ricerche Perché adesso, se la vedi poi Fondazione Uno. una Flora del Tiziano oppure le donne di Tintoretto, se le vedi da vicino, se le vedi come il pittore le ha dipinte, sembrano solo come una bellissima torta da mangiare, insomma, qualche cosa di sciolto. Invece, vedi, mi è capitata la fortuna di vedere da vicino la parte sinistra della chiesa di Arezzo, di Pier della Ah, Francesca, da vicino quando restauravano, la storia quindi della ho croce. le cose della croce, ho potuto salire sui ponteggi. È un'altra di quelle esperienze della vita che ti lasciano, Come quando siamo salite sui ponteggi di Masaccio, come ricordi? sono i ponteggi di Masaccio, che abbiamo visto da vicino quelle due figure tragiche di Adamo ed Eva, sono fra le figure più tragiche della credo della storia della Sì. pittura. Ti trovi a 30 centimetri da Pier della Francesca e ti resti proprio. Cioè, non è un'esperienza razionale Sì, neanche questa, è un sì. altro. Quella luce, E almeno allora, con. però, per esempio, la storia della croce, che è molto costruita, molto, così, con molte maniche, devono essere anche entrate, è più costruita, più complicata che le due figure di Masaccio della Cappella Certo, sì. Brancaccio. Ma insomma, io se nascessi un'altra volta, il senso del dovere mi farebbe rifare la La vita che ho vita fatto, politica, il ma desiderio il cuore, andrebbe dove mi morde il cuore, lì sarebbe il viaggio a Firenze. il viaggio finito. Io ho letto questo libro naturalmente con grandissimo interesse, anche per motivi personali. Penso che a molti sia successo così per i più svariati motivi, come lei ieri ha anche detto. Alla presentazione del libro, è effettivamente una storia anche che non riguarda solo lei, no? Credo, sì. Ecco, e riguarda anche molto anche persone forse della generazione successiva, come anche è stato detto ieri. A me hanno incuriosito molto, cioè ho molte curiosità anche sulla prima parte del libro per motivi del tutto personali, ovviamente. Per esempio, il fatto che, ma non mi limiterò solo alle curiosità personali, ma il fatto che, per esempio, lei parli dei suoi genitori polesani, se io ho capito bene, Polesani. sì, proprio polesani. Come triestini, poi, e soprattutto quando ha già lasciato Pola ed è approdata dopo Venezia a Milano. Questo mi
incuriosisce. È comune che i polesani si considerino triestini? No, no, lei me lo fa notare, è che da quando siamo via da Pola ci dicono quindi siete triestini. È il modo con cui il resto d'Italia, che non sa neanche dove sia Pola per la verità, o Rivigno, o Porto Rose, questi posti qui, e dice allora voi triestini. E lei ha assunto questa... Sì, io sono stata 4 anni, 5 anni, 6, 7 anni a Pola, quindi... Sì. E il fatto è che poi io riconosco l'accento Pola e Trieste e non siamo i veneti, siamo un'altra cosa. Ah, certamente, sì, questo senz'altro, anche se... Io sono andata via da Trieste a 19 anni, ma anche per me ora, nella distanza, che poi non è grande geograficamente, spazialmente parlando, ma culturalmente forse grande, questa tra Firenze e Trieste, anche a me capita di allargare questa identità triestina a tutta una zona, mentre quando uno vive a Trieste è molto più limitata, cioè quella della città e basta, città vera, no? E propria, della sì. città vera e propria, sì. E, ma ho riconosciuto tante cose, ecco, anche in questo tipo di educazione dato dai genitori, no? Questa non forte ruolizzazione, non mi viene, è una bruttissima parola, ma non stabilire così fortemente i ruoli maschile e femminile, no? Questo mi sembra che sia proprio tipico di quella cultura. Di lì. Infatti quando sono passata a Venezia, che poi è una delle città che amo molto, io ho sentito proprio la differenza con le mie compagne di scuola dei 7, 8, 9, 10 anni in su. Trovavo che i miei genitori erano, ci insegnavano molto più, ci davano più libertà, cioè non era fai questo, fai quello, non leggere questo libro, non si esce, e poi un grandissimo senso di responsabilità, molto forte, cioè ti insegnavano a dire ti muovi, ci svezzavano per così dire, più di quanto non l'abbia sentito negli anni 30 nelle mie amiche veneziane, non dico poi di quelle che avrei trovato più tardi nell'Italia meridionale, cioè lì c'era un elemento, credo, medio europeo della cultura corrente, i miei genitori non erano diciamo intellettuali singolarmente colti, mio padre era un giurista, mia madre era figlia di un modesto ufficiale della marina austriaca, però il clima era questo, l'educazione che loro, io ho trovato molto, mi è piaciuta l'educazione che mi hanno dato e anche il riservo che hanno tenuto. Adesso questi genitori che vanno a rincalzare il letto dei figli con il loro amico o la loro amica, mai avremmo fatto una cosa di questo genere. Cioè, c'era un'equa distanza tenuta, però un'equa distanza non per paura, ma per loro erano loro e noi eravamo noi e dovevamo stare attenti di quello che facevamo. La chiave di casa ci è stata data molto presto. Io a 12 anni accompagnavo mia sorella a Milano. Io non credo che sia male come educazione. E poi c'è stata anche l'educazione del non darci tutto. Cioè io non sono affatto venuta su con l'idea che potevo chiedere qualsiasi cosa. Neanche io, anche se c'è una generazione. C'è una generazione che... Ma anche, ho parlato anche con altre amiche, tra l'altro femministe, che venivano da famiglie meridionali e che avevano una, sto pensando ad una in particolare, che ha passato proprio il periodo dell'adolescenza per motivi familiari a Trieste. E allora anche la famiglia meridionale, il padre meridionale, non era riuscito ad imporre i suoi codici comportamentali, perché l'ambiente era così forte in questo senso. Vabbè, questo solo.
Eccoci. Allora, grazie alle parole della Rossanda stessa, intervistata da Maria Fancelli e da Rita Svandrilli, che abbiamo potuto in qualche maniera ricostruire il suo mondo, la sua formazione, quelle che so, è stata la sua, diciamo, prima educazione. Ora invece arriviamo alla Rossanda delle carte. E quindi passerò la parola a Sveva, Sveva Pacifico, che insieme a Doriana Ricci, che nel frattempo si è connessa ma ha problemi di telecamera, quindi probabilmente sentiremo solo la sua voce, ma importante è Mi comunque sentite? Sabina, avere. Sì, mi perfetto, sentite? ti sentiamo. Ok, almeno quello. Ok. Almeno questo. Allora, dicevo, passiamo alle carte e diamo la parola, voglio dare la parola a Sveva, Sveva Pacifico, perché appunto Sveva, insieme a Doriana e ad altri collaboratori del manifesto, è probabilmente una delle poche persone che ha potuto avere adesso, almeno fino ad adesso, un contatto diretto con le carte della Rossanda, oggetto dell'ascito all'archivio. E quindi qual è la prima impressione? Qual è il contenuto del suo archivio? Certo, è stato un approccio cursorio quello di Sveva al momento perché doveva preparare l'elenco di consistenza, però sicuramente un'idea ce l'ha e soprattutto la domanda è, queste sue carte riflettono in qualche maniera la vita di corsa di Rossana Rossanda? Sì, credo proprio di sì, perché sono carte in un certo senso magmatiche, che quindi restituiscono bene l'immagine di una donna colta, intelligentissima, ricca di interessi, e carte che sono state per la maggior parte provengono dallo studio redazione che la Rossanda ha avuto al manifesto. E che sono state raccolte per volontà della stessa Rossanda da Doriana Ricci, sua collaboratrice, nonché redattrice dello stesso manifesto. E come tu hai insomma, detto, ne ho preso visione proprio nell'ultimissimo periodo presso la casa di Doriana, che custodisce queste carte con molta premura, in attesa del versamento prossimo all'archivio di Stato. E il materiale che naturalmente sarà poi, come da te anticipato, sottoposto a studio, riordino e inventario, è attualmente conservato in una cinquantina di buste, anzi di scatole per essere più precisi, e copre un arco cronologico molto ampio che va dalla metà fine degli anni 50 fino ai primi anni del 2000, quindi cioè, c'è tanta documentazione. E anche se gli anni, a mio avviso, che sembrerebbero più rappresentati sono gli anni 80 e 90 del Novecento, la documentazione testimonia l'attività, l'impegno politico della Rossanda che si conferma anche nelle carte protagonista della storia e della cultura italiana e testimoniano una scelta a cui la Rossanda resterà fedele fino alla fine, che è quella, mi si passi l'espressione, di vivere nel mondo all'insegna di un interesse per gli altri e per l'altro. Che mi sembra, che almeno a me è sembrato molto spiccato. E questo mi ha fatto anche pensare a delle parole che sono contenute nel libro La ragazza del secolo scorso, nelle quali, in riferimento a questa scelta di campo, mi sembra che la Rossanda abbia detto parole inequivocabili. Dice appunto: non ero più un adolescente, non cercai e non ebbi una religiosità del partito, c'era la mia formazione che era una cosa, e quella che intuivo nel relatore vedevo farsi in chi mi era accanto sulle sedie che era un'altra. Non pensai mai che dovessero coincidere, avevo un'esperienza che mi aveva segnata e mi aspettava una mia strada, il mio lavoro, la mia vita, nei quali c'era anche decisivo, ma non unico e neppure centrale, il PC.
e invece lo divenne. Decise di lasciare l'EPLI per fare lavoro politico, deve essere stato nel 47. Non si diceva più essere rivoluzionario di professione, ma qualche solennità l'aveva. Si accettava un salario operaio e implicava una precedenza su ogni progetto personale. E mi sembra un passaggio quanto mai calzante, anche alla luce della video intervista che abbiamo appena visto e delle cose così interessanti, delle parole così interessanti e illuminate che mi hanno preceduto e sono state pronunciate dai relatori precedenti. E l'archivio è complesso, è sfaccettato, come complessa e sfaccettata immagino sia stata e si intuisce la personalità di chi l'ha prodotto. E si intuiscono dei collegamenti molto interessanti, dei quali sarebbe veramente bello poter parlare in modo approfondito e anche rendendo giustizia ai collegamenti tra le carte e la storia del nostro paese, oltre che la vicenda umana della Rossanda. E mi piacerebbe provare, anche qui in questo spazio ristretto, a restituire le molte suggestioni che offre questo archivio a chi vi si accosta. E naturalmente il tempo, che è sempre ridotto e feroce, mi impone una sintesi e mi scuso, faccio una premessa e mi scuso subito dicendo che ovviamente io ho fatto una scelta tra quello che c'è nelle carte e ho scelto di privilegiare ciò che mi sembrava non solo legato a temi ricorrenti, ma anche ciò che mi sembrava rendere in questa sede più di altro il senso della sua attività e anche testimoniare l'appartenenza a una generazione che temo sia irripetibile per gli intellettuali e gli attivisti che ha espresso. Ma questo non toglie che nell'archivio ci sia anche altro e ugualmente importante. Le carte che sono in prevalenza rappresentate da corrispondenza e da materiali di lavoro di varia natura, e si conservano appunti, note, ecco, diversamente dalla professoressa Fancelli io ho trovato tanto materiale dattilo scritto e materiale dattilo scritto e anche ovviamente spesso, cioè talvolta anche appunti manoscritti, ma il materiale dattilo scritto è prevalente, rimandano a momenti salienti della biografia della Rossanda, all'attività di dirigente del PC, all'incarico che ebbe quasi subito dopo l'iscrizione di riprogrammare l'attività della Casa della Cultura di Via Borgogna a Milano, alla stessa radiazione dal PC nel 69, a cui poi seguì la fondazione del Manifesto, e anche alla trasformazione stessa del Manifesto da rivista in quotidiano nel 71. C'è anche documentazione che ci racconta dell'attività e delle riunioni del Partito di Unità Proletaria a cui si aderisce nel 74 e la documentazione purtroppo c'è un ritorno nella voce. Mi sentite bene? Sì. Praticamente ho la mia eco. E quindi c'è anche documentazione che testimonia anche il dialogo tra la sinistra italiana e la sinistra europea, un dialogo che non si interrompe mai per tutta l'attività della Rossanda. Ma è proprio al Manifesto e al confronto lucido, serrato tra la Rossanda e i fondatori e compagni, Pintor, Parlato, Castellina e a quanti gravitavano nel Manifesto politici e intellettuali, che grande parte della documentazione rinvia. Un colloquio che è durato veramente tutta la vita e che si è incentrato sul continuo interrogarsi sulle sorti stesse del marxismo e sull'idea di un mondo nuovo che solo il tempo e le circostanze hanno ridotto alla categoria del sogno, ma che era un progetto in cui si credeva profondamente. Di rimando, questa riflessione investe anche il ruolo e le prospettive del giornale. Il materiale afferente all'attività del giornale è disseminato in tutto l'archivio, anche qui si tratta di lettere, di bozze, di articoli,
quasi sempre il materiale di dattilo scritto, spesso non è firmato e non è datato, in alcuni casi è probabilmente anche di altri, non solo di Rossanda. C'è anche documentazione amministrativa che riguarda il giornale, che riguarda la crisi del giornale e che riguarda le tirature e la diffusione, ma chiaramente in questa sede non la ritengo una documentazione, diciamo, prevalente. E soprattutto questa documentazione ci racconta anche l'attenzione al politico, proprio nella sua accezione più ampia di pubblico contrapposto al privato, che il giornale ha sempre avuto, e il ritornare di temi ricorrenti che poi erano anche spesso oggetto di grandi dibattiti culturali. Penso, ma veramente faccio una scelta sintetica, penso alla politica interna e internazionale ovviamente, ma anche all'interesse per l'ecologia, all'interesse per la scienza, al dibattito fra scienza e etica, al ruolo della donna nella società, alla riflessione sulla scuola e alla battaglia per l'acquisizione e per la conservazione dei diritti. E in particolare il tema della donna, del ruolo della donna, mi ha colpito anche per un aspetto, perché non solo c'è il materiale inerente all'aborto, alla procreazione, che ovviamente è tema sentitissimo in quegli anni, ma c'è anche proprio un tema interessante e molto moderno sul tempo della donna, sul tempo del lavoro della donna, sul tempo del lavoro femminile, che allora come ora era evidentemente prosciugato da tutte le esigenze anche familiari oltre che lavorative. E per quanto riguarda invece i diritti, nota l'attenzione della Rossanda anche per le questioni legate alle misure alternative alla detenzione e alla giustizia, che poi porterà alla nascita della rivista Antigone e dell'associazione omonima sul finire degli anni Ottanta. Sono temi che sono anche figli di un dibattito che è di quei tempi, che hanno visto anche grandi riforme legislative nel diritto di famiglia, nel diritto penale, e in questi temi, in questi dibattiti, Rossanda è appieno coinvolta. E ecco, vorrei dire questo, che questa documentazione, anche le lettere, che spesso sono lettere che arrivano al giornale da parte di lettori, a cui per esempio mi raccontava Doriana, si è sempre cercato di rispondere nei limiti del possibile, ricava l'idea di una donna che aveva tesa all'ascolto dell'altro, ed è interessante notare che in queste lettere, dove persone spesso sconosciute le scrivono e le scrivono come a una persona invece molto familiare, e ritorna sempre una parola, no? Si parla proprio della libertà di questa donna, della libertà del suo pensiero, e la si interroga non solo sui temi legati al passato, a ciò che è stato, a ciò che poteva essere e non è stato, ma la si interroga anche sul futuro, su quello che può accadere, su quello che sarà. E anche questa mi è sembrata un indizio di una grande modernità, cioè una donna percepita come una donna nel tempo, contemporanea, a cui parlano uomini e donne, giovani e meno giovani, con la stessa diciamo, disposizione d'animo in un certo senso. E mi ha fatto pensare anche questo fatto che lei si occupi di tante cose, che parli di tante cose, che non taccia su nulla, mi ha fatto anche ripensare a una frase di Martin Luther King che dice: la nostra vita comincia a finire il giorno che diventiamo silenziosi sulle cose che contano. E mi pare che sulle cose che contano silenziosa non sia stata mai. Ora, io non credo di avere ancora molto tempo a disposizione, però vorrei dire solo due cose infine. Vorrei dire che fare due riflessioni. Una che sicuramente l'archivio, la donazione di questo archivio, per questa donazione dobbiamo essere grati alla lungimiranza e alla felice intuizione della dottoressa Manno, della professoressa Fancelli e di quanti
hanno, diciamo, ispirato la Rossanda a lasciare a Firenze l'archivio di Stato questo archivio. Però c'è anche la generosità e la lungimiranza della Rossanda che, ripeto, poteva scegliere di vivere in un altro modo, ma ha scelto di non vivere nascostamente, come magari lo studio dei filosofi avrebbe suggerito. E concludo dicendo che se è vero che il ruolo pubblico è fondamentale e che è stata una donna che non ha probabilmente, che ha sicuramente sacrificato la sua vita privata al ruolo pubblico, è però una donna che non ha perso assolutamente di vista anche la sua interiorità e che, per esempio, nelle carte torna con dei piccoli accenni disseminati qua e là, una eco vibrante di questa ricerca che si esprime anche nella partecipazione all'attività, alle attività e agli incontri dell'Eremo di Monte Giove. Questa è un'esperienza che mi ha particolarmente colpito. Intorno nell'Eremo di Monte Giove, sul finire degli anni Ottanta fino ai primi anni del 2000, si svolgono degli incontri interreligiosi che inizialmente partono da temi legati ai suoi temi, la legge, la giustizia, no? Prima ho citato Antigone, ma Antigone non è soltanto la rivista e l'associazione, è anche fulcro di molti interessi, anche letterari, filosofici, della Rossanda, ma anche agli incontri interreligiosi. Questi cenacoli, diciamo, che sorti intorno alla figura carismatica di padre Benedetto Calati, un padre benedettino dell'eremo di Camaldoli nell'Aretino, che in questi anni organizza insieme a Lorenza Carboni, a Filippo Gentiloni, e c'è Adriana Zardi, ma ci sono tutti, molti vanno a Monte Giove, e quindi con questa esperienza, questa partecipazione all'esperienza di Monte Giove, che la Rossanda farà per anni. E mi piacerebbe chiudere leggendo proprio le sue parole sul Monte Giove, e dice appunto: non è un convergere o riposarsi sul sacro, oggi fin troppo frequentato, ci interessa ascoltarci ciascuno parziale su questioni che noi chiamiamo etiche, ed essi di religiosi, cattolici o esponenti di altre confessioni, chiamano sapienziali. La prima volta fu su parole come legge, coscienza, libertà, parole che non vanno da sé per nessuna cultura. La condizione è quella che chiamerei cordovana, la Cordova dei secoli d'oro, dove arabi, ebrei e cristiani discussero felicemente prima che la Chiesa castigliana e il fondamentalismo arabo li cacciassero tutti. A nessuno importa convertire, importa sapere, vedere le strade altrui. E io su questo chiuderei, perché non penso che si possa aggiungere niente di più, diciamo, bello su questa persona che io non ho avuto la fortuna e l'opportunità di conoscere. Grazie. Grazie a te, Sveva. Dunque, prevedevamo adesso un momento legato a altro tipo di attività, no? L'attività politica, come viene testimoniata nelle sue carte, e ne avrebbe parlato Andrea Tanturli. Ma sull'onda di questa, come dire, presentazione della persona Rossanda, la Doriana Ricci, Andrea, scusami, mi ha chiesto di poter ricollegarsi, quindi per la fluidità di questa nostra conversazione passerei la parola a lei. Allora, Doriana, prego. Grazie Sabina, scusate se non so per quale motivo non appaio, ma questo mi dice tu sei
visibile e invece non è vero, insomma, quindi non capisco che cosa sia successo. Chiedo scusa. Allora, non ti preoccupare, l'importante è la voce. Mi dispiace, mi sentite bene? Sì. Ok. Dunque, la prima cosa che vorrei dire è che io sono arrivata al manifesto dove ho conosciuto quindi Rossana nel 1983 e ho cominciato a collaborare con lei dal 1989 fino a oggi, insomma, fino alla sua morte. Allora, nei primi 2-3 anni Rossana veniva tutti i giorni al giornale e la sua principale occupazione al giornale era ovviamente quella di scrivere, ma anche di seguire proprio tutte le attività del giornale, le riunioni, le riunioni di redazione, le riunioni interne al giornale sull'organizzazione. Ovviamente lei scriveva soprattutto gli articoli per il giornale, ma appunto, come accennava Sveva, rispondeva alle lettere dei lettori, stilava in continuazione promemoria sulla riorganizzazione economica e del lavoro all'interno del giornale e poi faceva eventuali altri lavori extra giornale, quindi pubblicazioni, traduzioni, come Maria sa, traduzioni eccetera. Tutto il mio lavoro, quindi, cioè tutto il lavoro di archiviazione, quindi era compito mio. Nella sua stanza, al mio arrivo, c'erano già dei faldoni contenenti tutto il materiale relativo e raccolto negli anni 70, abbastanza ben ordinati, probabilmente ordinati dalle precedenti collaboratrici che lei ha avuto, ma era molto ben poca roba, insomma, rispetto a quello che io mi sarei aspettata di trovare. Perché Rossana, secondo me, mostrava poco interesse per la conservazione delle sue carte, ma si differenziava moltissimo da tutti gli altri che lavoravano al giornale, che stavano al giornale e che avevano fondato il giornale, perché almeno lei provava a tenere in ordine queste carte che via via si raccoglievano. Allora, voi dovete immaginare che la sede del manifesto di Via Tomacelli, salvo pochissime eccezioni, era proprio un grande caos. Le stanze più o meno disadorne, scrivanie ricolme di carte e libri, cataste di libri e videocassette appoggiate per terra, pochissimi armadi a disposizione, quasi sempre lasciati aperti con le cerniere rotte, magari erano armadi rimediati. Nei corridoi stessi c'era un sacco di materiale accatastato, non so se qualcuno di voi è capitato nella sede del giornale nel corso degli anni. Il tutto era sempre molto, insomma, ricoperto da una spessa coltre di polvere e fumo di sigarette. Tenete presente che tutti i dipendenti del giornale, tutti, quando sono arrivata io, fumavano dalle 10 sigarette in su. L'aria era veramente irrespirabile. Questo tanto per, come dire, creare un po' il clima in cui stavamo. La sola stanza in ordine, con un armadio rigorosamente chiuso a chiave, con una scrivania sempre sgombra, con delle piante di orchidee, di violette alla finestra e con un'aria decisamente più respirabile, era la stanza di Rossana. Criticava moltissimo ovviamente il disordine, sottolineava spesso l'importanza di tenere un archivio in ordine, sempre ben consultabile, ma questo valeva soprattutto per il giornale, al cui archivio ricorreva spesso lei, arrabbiandosi molto per come era tenuto, anche se negli anni successivi, insomma, l'archivio è migliorato molto, probabilmente anche per via della digitalizzazione. Ma per lei le sue carte, la conservazione delle sue carte, insomma l'archiviazione valeva un po' meno. E quindi la relazione di Rossana con le sue carte, dopo che queste avevano cessato di svolgere un ruolo attivo per il suo lavoro, era molto flebile. Non vi ricorreva quasi più, non le guardava quasi più.
il suo più grande divertimento quando mettevamo in ordine era quello di buttare via tutto. E io nell'osservarla ho sempre avuto l'impressione che volesse proprio dare a questo gesto un senso di liberazione dalla fatica, dai tormenti che le procuravano sempre. Scusate, ma la scrittura di un articolo, di un saggio, di un libro, di una traduzione. Fatica alla quale lei però non vedeva l'ora di tornare, perché era il suo modo di stare al mondo. Allora io cercavo di conservare, facevo quello che potevo però, dal momento che già dal 1992, quindi 3 anni dopo, Rossana ha iniziato a non venire più in redazione e io ho cominciato a lavorare nella segreteria del giornale, senza però mai smettere, diciamo così, la mia collaborazione con lei, andando sempre più spesso a lavorare a casa sua. Da dove prendevo i materiali, li portavo al giornale, cercando così almeno di tenerli un po' tutti assieme. Ma dovete considerare che Rossana nella sua vita, a Roma almeno, ha fatto ben 7 traslochi, non possedendo una sua casa in proprietà. E vi lascio immaginare quindi quante cose nel frattempo, in tutti questi anni, ha regalato, buttato e lasciato dietro di sé. Sono convinta però che lei ci tenesse a far sì che il suo lavoro al Manifesto, che è stata una parte importante e fondamentale della sua vita, potesse essere preso in considerazione e studiato da storici e analisti che volessero ripercorrere la storia di questa importante impresa politica ed editoriale che è stata il giornale, prima il Manifesto, prima Rivista e poi Giornale Quotidiano. Per questo penso che gli archivi di Stato potrebbero svolgere un grandissimo ruolo nel facilitare tutto questo lavoro. Da quel che so, anche le carte di Luigi Pintor sono state lasciate a un archivio di Stato, non so se quello centrale o quello di Roma. E lo stesso suggerisco si potrebbe chiedere di fare con le carte di Valentino Parlato, di Lucio Magri, di Aldo Natoli, di tutti i padri nobili e fondatori del Manifesto. Gli studiosi sarebbero facilitati così a raccontare una storia che è stata non solo importante, ma anche molto bella. Per tornare a Rossana, voglio solo aggiungere che l'unica cosa che non buttava e che anzi accumulava erano i libri, ai quali ricorreva spessissimo quando doveva scrivere. L'uso del web, considerandolo molto poco funzionale, ma soprattutto molto pieno di sciocchezze, che la facevano arrabbiare moltissimo. I libri l'hanno accompagnata fino alla fine. Ricordo che uno degli ultimi giorni, vedendo che non stava molto bene, mi preoccupai molto e chiamai d'urgenza il medico affinché la visitasse. Il medico arrivò di corsa e la trovò comodamente seduta sulla sua poltrona mentre leggeva l'Ulisse di Joyce, gettando ovviamente nel ridicolo tutta la mia preoccupazione. Mi piacerebbe conservare e rendere consultabili questi libri, quelli più significativi per lei, in un posto sicuro, ma non anonimo, che sia a lei dedicato. Concludo quindi questo mio breve intervento, scusatemi l'emozione, ma purtroppo è così, è per quello che io non vorrei mai parlare, facendo una proposta e una richiesta di aiuto. La proposta è appunto ricostruire uno spazio dedicato a Rossana in cui trasferire la sua biblioteca, la sua scrivania, la sua poltrona, le sue foto. Una stanza per Rossana che possa essere visitata e diventare un luogo vivo di discussione e di incontri. Approfitto, scusatemi, di questa occasione pubblica per chiedere a tutti di aiutarmi concretamente a trovare uno spazio adeguato in cui realizzare questa stanza, che è sicuramente un omaggio a una donna straordinaria, che è stata una protagonista attiva del Novecento, ma è anche un progetto culturale. Sto di parlare a un pubblico di specialisti, probabilmente, che conosce il valore della conservazione, della memoria, e sono fiduciosa che il mio appello non resterà inascoltato. Vi ringrazio moltissimo per l'attenzione. Grazie Doriana, davvero. Quindi questo è un appello che si unisce a quello di Maria della Abba Stelle, quindi proprio uno spazio non solo di lavoro e di pensiero, ma anche con una sua fisicità.
una stanza. Possiamo provare, è sicuramente, diciamo, una sfida importante, e vediamo se riusciamo a trovare, diciamo, uno spazio, una sensibilità culturale per trovare questo spazio all'interno di questa nostra città di Firenze, in maniera tale che biblioteca e archivio non siano troppo lontani l'uno dall'altro. Allora, si è parlato delle carte della Rossanda, del loro rapporto, quindi del loro interesse per la generazione degli studiosi della seconda metà del Novecento, di quello che potrebbero suggerire per questo tipo di ricerche. Occorre anche considerare che alcune di queste sue carte effettivamente sono già state visionate, studiate, non quelle appunto dell'ascito, ma quelle che sono state per volontà della Rossanda stessa consegnate alla Fondazione Feltrinelli di Milano. E quindi a questo punto, a chiudere questa nostra conversazione, darei la parola ad Andrea Tanturli, perché appunto è uno di questi studiosi che ha già studiato sulle carte della Rossanda. Andrea, prego. Grazie, ringrazio sia chi ha organizzato questa iniziativa, sia chi vi sta partecipando, sia chi sta ascoltando e vedendo da casa. Io intendevo costruire il mio intervento con alcune suggestioni di metodo, e poi andrò a finire parlando proprio del fondo della Rossanda che è conservato alla Fondazione Feltrinelli e che io ho visto nel corso dei miei studi universitari. Inizierò questo mio breve intervento con una considerazione che potrebbe apparire banale. Credo sia difficile sopravvalutare il ruolo che gli archivi di persona hanno nel panorama delle fonti delle fonti dello storico contemporaneo e l'apporto che può dare alla riuscita delle loro ricerche. Farò un esempio che mi riguarda direttamente, non per vanagloria, ma perché lo conosco, per comodità. Nel corso della mia tesi di dottorato, che riguardava l'organizzazione armata prima linea fra la metà degli anni 70 e i primi anni 80, ho consultato, se non vado errato, 41 fondi archivistici. Di questi, 17, quindi poco meno della metà, erano fondi di persona. Indubbiamente c'è da tenere conto della natura della mia ricerca, del rapporto stretto che aveva con lo studio dei movimenti sociali non istituzionalizzati, della stessa prossimità temporale agli eventi. Però questo che sono tutti aspetti che non facilitano la consultazione delle fonti istituzionali, che non rispondono bene a prossimità temporale e a studi di movimenti non istituzionalizzati. Però questo rapporto, questa quasi metà dei fondi utilizzati, colpisce sia per l'ampio spettro dei fondi di persona utilizzati, che vanno dagli avvocati, anzi dalle avvocate, ai politici, dagli ex militanti ai sindacalisti, dai sacerdoti ai docenti universitari, sia per l'ampio spettro di documentazione conservata, che non si limita al semplice carteggio, alla semplice corrispondenza o ai semplici appunti, ma contiene anche volantini, manifesti, documentazione processuale, memoriali. Si tratta in realtà di tipologie documentarie che noi troviamo anche in altri fondi, anche nei fondi istituzionali, ma spesso con un aggravio di tempo ed energie notevole, e che invece negli archivi di persona troviamo come squadernati davanti, in libera consultazione. C'è anche un aspetto proprio quantitativo, cioè negli archivi istituzionali che sto imparando a conoscere, soprattutto nella documentazione processuale, ci troviamo di fronte a documentazione smisurata, mentre invece gli archivi di persona spesso sono più limitati, sono più circoscritti, e quindi uno storico si sente meno solo di fronte ad essi.
E qui arriviamo a uno dei primi da sottolineare, cioè la natura ibrida dei fondi di persona, che si pongono un po' all'incrocio dottrinale fra archivio vero e proprio e raccolta archivistica. Sì, si tratta di un aspetto che non ne inficia il valore, ma di cui bisogna tenere conto quando lì si studia. Secondo aspetto a sottolineare è che nessuno di quei 17 fondi personali era consultato in archivi statali, fossero archivi di Stato o l'archivio centrale dello Stato, quanto piuttosto in una miriade di istituti culturali, fondazioni e anche centri sociali che hanno costituito negli ultimi decenni un nodo fondamentale di una nuova rete archivistica. Il versamento, utilizzo questo termine in modo forse scorretto ma evocativo, del fondo di Rossanda all'Archivio di Stato di Firenze potrebbe apparire, però secondo me in misura sbagliata, la classica eccezione che conferma la regola, ma in realtà si tratta secondo me della spia di una nuova sensibilità che sta maturando anche sul versante istituzionale rispetto all'importanza degli archivi di persona o dei nuovi archivi. D'altronde l'Archivio di Stato di Firenze non è nuovo a iniziative o a operazioni di questo genere, basti pensare a tutti i fondi personali raccolti archivi delle donne o negli archivi degli architetti. Una nuova sensibilità che ci può servire per introdurre un terzo elemento contenutistico. È un dato di fatto che il panorama archivistico degli ultimi decenni si sia arricchito fino ad assumere le forme di un palcoscenico affollato e caotico. La documentazione istituzionale fatica, la documentazione classica fatica a restituire tutte le sfumature della società attuale, in particolare la nuova centralità dell'individuo. In questo quadro gli archivi di persona, siano quelli di personalità ma anche quelli della gente comune, penso all'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, non hanno certo un ruolo da comprimario in questo palcoscenico, ma una valenza fondamentale. Passo ora a un secondo blocco di considerazione. Non ho avuto la possibilità, la fortuna di visionare archivio, ma da quanto ho capito e da quanto anche viene confermato durante la serata di oggi, mi ha consentito comunque di farmi un'idea, a partire da quello che è uno dei capisaldi dell'archivistica, vale a dire gli estremi cronologici del fondo. Se quanto trapelato si confermerà, parrebbe che l'archivio si ponga dal punto di vista cronologico in termini complementari nei confronti della bellissima autobiografia di Rossana Rossanda. Infatti, se il libro, scritto davvero con una non comune qualità di scrittura e abilità evocativa, si interrompe quasi bruscamente al momento dell'espulsione dal PC e della fondazione del periodico e del gruppo Il Manifesto, l'archivio copre proprio il periodo rimanente, quindi a partire dagli anni 60 fino ai primi anni 2000. Se così confermato, si tratterebbe di un'ottima cosa, vista anche il modo con cui l'autrice del libro, della ragazza del secolo scorso, aveva toccato con una certa morbidezza, direi, alcuni fra i grandi snodi di quel secolo scorso che era richiamato fin dal titolo. Le due guerre mondiali, la Grande Depressione, la resistenza e prima il fascismo, la guerra fredda. Ed è il suo stesso libro, secondo me, a rappresentare una fonte non disprezzabile per lo storico, e lo dico qui in questa fonte, in questa veste un po' ambivalente di storico archivista, probabilmente nessuno dei due ancora. Vado a concludere con un terzo blocco di considerazioni, parlando proprio di un altro fondo costituito da carte raccolte dalla Rossanda. Non dico un segreto, è stato già detto dalla direttrice, rivelare che da anni, credo da una ventina d'anni, esiste un ulteriore fondo archivistico che porta il suo nome. Si tratta di una raccolta di materiali che si estende per più di 100 cartelle, alcune sono corrispondenza, e che è conservato presso la Fondazione Feltrinelli di Milano.
Quel fondo è proprio uno dei 17 di cui parlavo all'inizio e quindi posso parlare con una certa cognizione di causa. In questo caso la parola archivio pare del tutto impropria, si tratta di una raccolta archivistica a tutti gli effetti, molto specifica e settoriale, ma non per questo meno preziosa. Al suo interno si conserva la corrispondenza intercorsa fra la Rossanda e alcuni militanti della sinistra rivoluzionaria e delle formazioni armate, spesso in condizioni di reclusione, e altra documentazione di natura varia, in particolare atti processuali, che sono raccolti sempre fra la fine degli anni 70 e la prima metà degli anni 80. All'interno di questo fondo non vi sono dei segreti di Fatima o le risposte a quegli evocati misteri che popolerebbero gli anni 70 e la stagione del terrorismo, soprattutto, almeno di quello rosso. D'altra parte, secondo me, qui parlo un po' da vecchio studioso, continuare a credere ai misteri serve soprattutto a scrivere libri di dubbio gusto, scritti in serie peraltro, o a riempire le pagine dei giornali allo scoccare dei canonici anniversari. Detto questo, vi è però documentazione preziosa che regala uno spaccato di quella fase cruciale della storia italiana, nei primi anni Ottanta, in cui si iniziò a fare i conti con modalità che ancora oggi lasciano strascichi, se pensi agli arresti di Parigi delle scorse settimane, con le pulsioni insurrezionali di una minoranza, ma consistente, della gioventù italiana. Quella documentazione del fondo Rossanda della Fondazione Feltrinelli la utilizzai anch'io, e anche superando alcuni ostacoli proprio pratici che la Fondazione poneva, ostacoli comunque non insormontabili, e vi trovai una miniera di documentazione utile. Voglio fare un solo esempio, abbastanza specifico. Vi era un documento, uno specchietto con l'indicazione di tutti i processi celebrati per banda armata all'inizio degli anni Ottanta, con l'indicazione della città, delle date e del grado di giudizio in cui erano. Un documento di cui solo chi ha avuto l'occasione di cercare documentazione processuale, di vivere le traversie che si vivono fra archivi di Stato e archivi di tribunali, soltanto chi ha vissuto questa esperienza può apprezzarlo fino in fondo. E per i quattro anni di dottorato, quello specchietto è rimasto nella mia memoria un po' come le foto degli indiziati nelle bacheche degli investigatori dei film polizieschi. Basti questo quindi a far capire il valore delle carte raccolte dalla Rossanda. E se questo, quindi, se quello che io ho già visto è l'anticamera, è l'antipasto di quanto sarà conservato nel fondo donato all'Archivio di Stato, sicuramente si tratterà di un'acquisizione fondamentale. E chissà che i due fondi possano andare a dialogare un giorno in maniera più stretta. Grazie. Non sento. Neanche io. Sabina, esatto. Non senti. Ecco. Raccolgo, ti ringraziavo e raccolgo anche questo suggerimento, un ulteriore suggerimento. Questo lascito è importantissimo, ma ci responsabilizza davvero come archivio, come ho detto prima. Dobbiamo lavorare per quanto riguarda tutto quelli che sono gli aspetti dell'ordinamento, del ricondizionamento del materiale, ma sicuramente bisogna fare di più e ragionare su quello che potrà essere una valorizzazione, appunto, come luogo di pensiero in nome di Rossanda e partendo dal pensiero di Rossanda, in una fisicità
come appunto ricordava, auspicava Doriana Ricci, ma anche questo altro aspetto che hai suggerito te, hai suggerito tu, ossia il dialogo, la integrazione in qualche maniera delle carte a Firenze e delle carte a Milano è assolutamente importante e auspicabile. Diciamo che sicuramente è un qualche cosa sul quale noi tutti possiamo lavorare. E direi che abbiamo fatto il giro, no? Si è chiuso il giro che c'eravamo di contributi che ci eravamo ripromessi di fare. Come ho detto all'inizio, questa è una prima conversazione sull'archivio Rossanda, è l'annuncio del suo arrivo a Firenze. Quando sarà stato studiato, sicuramente si potrà ragionare di più e con anche altri, diciamo, contributi di altre personalità. Sarà davvero importante. Quello che penso, e sono veramente contenta e vi ringrazio tutti per come avete approcciato il tema e il contributo che avete messo sul tavolo, quello che credo che sia emerso è molto dalla figura di Rossanda e da come l'avete parlato, è questa funzione che era poi alla base proprio del tema delle generazioni, ossia l'archivio come ponte tra generazioni. Abbiamo quindi sviscerato in qualche maniera i vari filoni che si possono riscontrare nel materiale documentario presente nell'archivio della Rossanda, e adesso sta a noi e a chi verrà dopo di noi farlo parlare e farne davvero tesoro. Quindi io chiuderei questo nostro cerchio, questa nostra conversazione, ringraziandovi ancora, ringraziando coloro che ci hanno ascoltato e coloro che ci ascolteranno, e nell'augurarvi buona serata e magari l'ascolto di altri interventi, altre occasioni ed eventi previsti in questa lunga notte degli archivi. Buonasera. Grazie, arrivederci, buonasera.